io scinderei proprio la vittoria o la sconfitta dalla qualità del lavoro. Fino a quando noi non siamo in grado di far questo in Italia, e allena chi conosce o allena chi vince o è bravo chi vince, è un casino. Cioè, il mio dispiacere è sempre quello che 30 anni che dico queste cose, ma qualcuno ha cominciato ad ascoltarmi, seppur con diffidenza, solo dopo che sono stato all'Inter. E questo mi spiace, perché vuol dire che non è quello che dico che conta, ma come sempre conta dove sei. Se sei in una società importante o professionistica conta, allora mi dico, se il prossimo anno smetto di allenare il professionismo e vado ad allenare, non dico una squadra, ma vado ad allenare il paese sloveno piuttosto che un Grest oratoriale, probabilmente non mi chiama più nessuno. Non ti chiama più nessuno, e so che sarà così, e sarà un dispiacere, perché sarà la testimonianza che in Italia ti chiamano solo se hai immagine, se hai ascolto, come in televisione. La televisione, la rubrica la fai se ci sono i contatti, se no tu puoi fare la trasmissione più importante del mondo, puoi essere il migliore del mondo, ma se non c'è quella che si chiama audience, non conti niente. Se questo messaggio passa anche a livello di settore giovanile, dilettanti, anche di sociale, noi abbiamo finito in Italia, cioè l'attività sportiva è chiusa. Ecco perché secondo me voi avete in mano il calcio vero, perché voi nel senso di gli allenatori che non sono ancora dentro a queste cose qui, hanno la possibilità di lavorare in un regime di tranquillità e di serenità, con i giusti valori, con i ragazzini che vengono ancora, questi ragazzini qui quando ho fatto il cerchio mi guardavano con un occhio bellissimo, bellissimo. Quando io ho detto come va, non so se stanno vincendo o perdendo, però perdiamo un po'. E io vedevo l'occhio di quelli che adesso vanno a casa e scommetto che i loro genitori dicono: ah, ma io ho fatto questo, sono riuscito, mi hanno fatto l'applauso, e hanno ancora questa gioia. Purtroppo in molti miei giocatori, quando parlo, vedo occhi che pensano al procuratore, che pensano allo sponsor, che pensano alla Gazzetta dello Sport, che pensano a tante cose e non gioiscono più delle piccole cose. E questo mi spiace per loro, perché se perdi la capacità delle piccole cose quotidiane, che, no, la capacità di essere felici perché c'è il sole, che è tipico del contadino, si alza, che bella giornata, sentire i profumi, e delle piccole cose, e punti come minimo, ciao, ad avere un contratto di 4 milioni di euro, perché quello è il tuo obiettivo, possiamo dire che ci saranno molti infelici e si costruirà poco, si riuscirà a far poco.